Vi siete incontrati a parte le battute? No, so che lui è venuto solo per questa lezione. Io gli ho mandato stamattina un messaggio di benvenuto, anche di felicità per il suo ritorno. Mi ha risposto con grande, insomma, affetto e cordialità e ci siamo dati appuntamento in una delle prossime occasioni. L'ho invitato a Palazzo Vecchio. Senta, ma gli ha chiesto anche se vuole andare a risolvere i problemi dei 5 Stelle, posto che voi nel PD secondo me ce n'avete di più, però da adesso poi questo lo vediamo. Diciamo in questo caso malcomune mezzo gaudio non funziona, però ecco io non oso occuparmi dei problemi degli altri, quindi 5 Stelle troveranno il modo di risolvere i loro. Sicuramente Conte è una figura di tutto rispetto, alle spalle ha costruito un'esperienza molto importante, io credo che in generale potrà far bene per la politica italiana. Sì, ma se lo ricorda quel tempo in cui si diceva che non è che poteva fare bene solo per i 5 Stelle, poteva fare bene per il centro-sinistra. Lei lo vede come federatore ancora? Quel progetto le piace? Mi pare che stia piano piano passando questo progetto, sta cambiando molto lo scenario politico. Io ho sempre detto che prima di trovare il leader di una coalizione bisogna costruire una coalizione. Prima di costruire una coalizione bisogna partire dai contenuti, dai temi veri, con i quali un partito costruisce un proprio profilo molto chiaro, altrimenti rovesciamo il percorso e così non funziona. Allora, vedo nel Sì, frattempo Conte pronto sì, lo a sta cominciare la introducendo sua adesso il lezione. rettore dell'Università di Firenze Dei, però Conte raccantellò.